Benvenuti a Blasting Sound, la rubrica dei musicisti fuori dal mainstream. Oggi ho qui Giancarlo Patris, polistrumentista ma soprattutto contrabbassista jazz, con due lauree, una triennale contrabbasso jazz e una specialistica in contrabbasso classico con 110 lode. Benvenuto Giancarlo. Grazie mille. Ciao a tutti. Giancarlo, tu hai iniziato da adolescente come autodidatta in chitarra e basso elettrico per arrivare a questi alti livelli come musicista di contrabbasso jazz. Come è stata questa evoluzione per te? Allora, io inizialmente appunto ho iniziato da autodidatta come chitarrista e suonavo principalmente rock, insomma i miei gruppi preferiti sono sempre stati i Beatles, i Led Zeppelin. E a un certo punto ho iniziato ad ascoltare, a suonare metal e punk, insomma. E ho inciso un disco con una band che si chiama Execution e sempre durante lo stesso periodo ho iniziato a prendere il basso elettrico, un po' perché l'ho sempre trovato molto interessante, e sempre però nell'ambito metal. E sempre, durante quel periodo c'era stata un gruppo di Reggio chiamato Blaskirt, e cercava un bassista, quindi ho fatto l'audizione e sono stato preso, e da lì in poi ho pian piano lasciato sempre di più la chitarra per suonare il basso elettrico. Con questa band Blaskirt abbiamo suonato tantissimo, è una band con molti dischi in studio all'attivo. E a un certo punto, durante circa 18 anni, durante quell'estate lì, ho conosciuto un ragazzo amico di amici che si chiama Mauro, un mio caro amico, che mi disse che lui suona la chitarra ancora e che avrebbe fatto l'audizione per entrare in conservatorio a chitarra jazz. E questa cosa, insomma, mi ha aperto un mondo, e ho detto, cavolo, sarebbe bellissimo suonare basso elettrico in conservatorio, studiare. Quindi durante quel periodo c'era l'open day che fanno in conservatorio ogni anno, ed è praticamente un giorno dove tutte le aule dei conservatori sono aperti, così puoi parlare con gli insegnanti, eccetera. E andai a parlare a cercare l'insegnante di basso elettrico all'epoca, e basso elettrico pop, il corso era basso elettrico pop, e però non lo trovai, quindi sono andato così per curiosità a vedere l'aula di contrabbasso, e in quest'aula sono entrato e c'era un gigantesco contrabbasso probabilmente dell'inizio Novecento, un contrabbasso vecchissimo appoggiato per terra, e appena l'ho visto ho detto, cavolo, sarebbe proprio bello suonare il contrabbasso. E ho parlato in quell'occasione con l'insegnante di contrabbasso del conservatorio, che poi sarebbe diventato il mio maestro, e mi ha convinto, ha detto prova a fare l'audizione e magari insomma vieni preso. Quindi quell'estate lì ho studiato tantissimo come mai nella mia vita, e poi ho fatto il provino, diciamo, e sono stato per fortuna preso, e da lì in poi sono stato preso per il corso di contrabbasso jazz. Da lì in poi è stato per assurdo più in discesa, perché avevo un maestro, quindi ho iniziato a studiare come un pazzo per 3 anni, non sono uscito la mattina e il pomeriggio, perché ho sempre studiato tantissimo, e questa cosa, sono molto contento di questo, perché sono riuscito a raggiungere dei livelli che mi ero prefissato. E ho fatto questi 3 anni, insomma, un periodo molto bello, uno dei periodi più belli della mia vita, perché ho conosciuto tante brave persone, musicisti ottimi, e mi sono laureato nel 2019, e subito dopo ho iniziato un corso, un biennio, un master di contrabbasso classico a Reggio Emilia, che anche lì c'è una scuola molto importante di contrabbasso. E mi sono laureato poco tempo fa, insomma, inizio 2023.
Nel tuo curriculum ho letto di tantissime tue esibizioni con artisti anche riconosciuti nazionalmente e internazionalmente. Per esempio, mi è balzato all'occhio Paolo Fresu, trombettista che a me piace moltissimo, ma hai anche partecipato a Parma, per esempio, al Barezzi Festival e a più edizioni del Parma Jazz Frontier, giusto? C'è qualche esibizione o aneddoto in particolare che vorresti raccontarci? Ok, beh, un'esibizione in particolare è difficile da scegliere perché ho veramente avuto delle belle occasioni in passato, ho fatto dei bei concerti con gente spettacolare, quindi è difficile sceglierne una, però probabilmente un paio delle più particolari alle quali ho partecipato sono un concerto nel 2018. Alla Casa della Musica con un ensemble di improvvisatori, un ensemble molto grande, circa di 20 persone. E la cosa interessante è che era un concerto completamente improvvisato, ne ho fatti tanti di quel tipo, però era in collaborazione con dei musicisti francesi e non. Tra cui un compositore e contrabbassista molto importante che si chiama Bar Phillips. E in questo concerto consisteva praticamente in tante piccole esibizioni di circa 5 persone di questo grande gruppo, scelte in modo completamente casuale. Cioè c'era una specie di cappello con dentro i nostri nomi. E qualcuno sceglieva 5 nomi di questo cappello e queste persone qua facevano un pezzo assieme. E questa è stata una bella esperienza, uno perché ho potuto conoscere questo contrabbassista, diciamo uno dei leader dell'improvvisazione in ambito jazzistico, e poi perché è stata un'esperienza molto, molto formante. E questo era un concerto probabilmente che apparteneva al catalogo di Parma Jazz Frontier. Poi un altro concerto molto interessante, probabilmente è stato l'anno scorso, un paio d'anni fa, con l'orchestra, un concerto classico, con l'orchestra giovanile italiana. Siamo stati a Berlino, alla Concerthaus di Berlino, e abbiamo suonato musica bellissima, tra cui l'Uccello di Fuoco di Stravinsky. Ed è stato un momento molto emozionante e molto, molto bello che porto nel cuore. Hai inciso diversi album con numerosi musicisti. Al momento hai in progetto o stai registrando qualcosa? Per ora si sta lavorando a musica mia personale, composta da me, che spero di registrare, insomma, almeno per quest'estate. E poi altri un paio di progetti a cui sto lavorando. C'è un progetto che si chiama Aves Plus, sarebbe il secondo disco con loro. Il primo non partecipavo, però adesso in questo secondo ci sono. Praticamente consiste, noi stiamo lavorando sulla sonorizzazione di un film di inizio Novecento, un film russo che si chiama L'uomo con la macchina da presa. È un film muto e quindi noi facciamo la sonorizzazione dal vivo. È un altro progetto a cui sto lavorando, è il progetto di un sassofonista di Parma che si chiama Gabriele Fava. Sarebbe il secondo disco con il suo secondo disco, diciamo, da solista. E anche quello dovremmo registrarlo a breve. Complimenti Giancarlo. Oggi ci proponi un brano di tua composizione che si intitola AM. Vuoi introdurlo per gli ascoltatori? Certo, beh, è un brano che ho scritto brevemente per diciamo la mia laurea, il concerto di laurea del triennio, quindi intorno al 2019. E è un brano in verità molto semplice che consiste in una piccola introduzione
in un in una specie di riff di basso con un tema, e sopra dopo c'è un'improvvisazione. È un tema, un pezzo con molta appunto improvvisazione, che è una cosa, un aspetto della musica che mi interessa molto. E è una registrazione dal vivo con musicisti tra cui appunto Gabriele Fava, il ragazzo con cui dovrei incidere il disco, e Jacopo Moschetta al pianoforte, e Giacomo Bignotti e Angela Malagisi alla voce. Grazie Giancarlo. Grazie a te, grazie a tutti, ciao. Ciao Davide, ciao a tutti.